Siamo al cimitero di Croce Valaniti, come vedete dall'immagine, tutto sporco, degradato, la spazzatura è da parecchi giorni che non viene raccolta. Ecco, noi siamo qui su segnalazione di alcune persone che ce l'hanno segnalato. Sempre sporco così, cioè non raccolgono mai. No, è da tantissimi mesi che ormai siamo in queste condizioni pietose. Nessuno. No. Ogni tanto arriva qualcuno, raccoglie il grosso e poi rimane tutto così com'è. Avete segnalato al comune? Sì, anche insieme ad altre persone, però nessuno ha preso un provvedimento alla fine. Questo è il cimitero di? Croce Valaniti. È una vera vergogna. Sì. Ma sempre così è? Ma sì, ora sì. Un po' di tempo, prima no, era più pulito, ma ora è uno schifo. Uno schifo proprio, è proprio una vergogna anche per i poveri morti. Ognuno fa che vuole qui dentro. Ognuno butta materiale sì, proprio fiori dappertutto, sporco. Che custode all'interno qua? All'interno no, non l'ho visto. Non è vero, neanche io. Neanche uno, è sempre così, ma io lavoro anche fuori, quindi dicono che la situazione a Reggio Calabria è tutto uguale nei cimiteri. Non cambia da anni, e se questa intervista farà cambiare qualcosa, lo spero, cioè alla fine... Non è contraddittorio quella targhetta lì, vietato l'ingresso ai cani e poi vediamo un cimitero sporco. Molto contraddittorio, anche se i cani alcune volte sono molto più rispettosi e puliti di noi.